Nel cuore della borgata si celebra la festa della Repubblica, l'integrazione per la coesione sociale. La manifestazione celebrativa della fondazione della Repubblica Italiana nel suo 78° anniversario ritorna quest'anno nel capoluogo aretese all'insegna di una autentica partecipazione popolare. L'evento, promosso e coordinato dalla Prefettura di Siracusa, si articolerà domani in due distinti momenti: l'uno alle 9.30 per la deposizione della corona in omaggio ai caduti presso la chiesa di San Tommaso al Pantheon, e l'altro alle 10 in piazza Santa Lucia. In quest'ultimo scenario, nel cuore della borgata aperta a tutta la cittadinanza, si terrà la tradizionale cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari, scandita dall'alza bandiera con esecuzione dell'inno nazionale a cura della banda della città di Siracusa, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e degli onori che si renderanno al prefetto della provincia Raffaella Moscarella, con il passaggio in rassegna del picchetto delle Forze Armate e delle rappresentanze anche degli altri corpi dello Stato, in particolare Forza dell'Ordine e Vigili del Fuoco, delle associazioni combattentistiche d'arma e di Croce Rossa Italiana. Nel corso della manifestazione il prefetto consegnerà le onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 9 cittadini residenti nella provincia che sono distinti per le benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Il fondamentale valore dell'integrazione sancito nella Costituzione quale presupposto per realizzare una forte coesione sociale è il fil rouge che ha ispirato quest'anno l'organizzazione dell'evento celebrativo, coinvolgendo le varie componenti sociali e culturali della collettività locale, l'ufficio scolastico provinciale con la rappresentanza studentesca, gli istituti penitenziari, i centri di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, gli enti culturali, Parco Archeologico della Neapolis, INDA e Galleria Regionale di Palazzo Bellomo. Chiuderà le celebrazioni la mostra allestita negli spazi del portico del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, con l'esposizione di alcune opere provenienti dalla Galleria Bellomo e di altre realizzate dai migranti ospiti dei centri di accoglienza del territorio provinciale per celebrare i valori fondanti della Repubblica.